Però io Claudia, ma c'è da firmare? Diciamo che ci siamo riuniti proprio per guidare noi il progetto di una centrale geotermica nella caldera di Napoli. Sono tanti motivi, veramente tantissimi. Jenna, li vuoi raccogliere tu? È che io riprendo i filmati. Per poi dopo condividere. Solo questo. Sennò chi riprende? La caldera di Napoli Pretei è un vulcano tra i più pericolosi al mondo, che è collegato sotterraneamente al Vesuvio. Napoli al giorno, ed è la regione del sud con il maggior numero di emigrati, quindi una delle più povere d'Italia, con il territorio devastato dall'inquinamento e le falde acquifere e l'aria inquinata. Un che deve essere forte e condiviso al di là di ogni bandiera, al di là veramente di ogni bandiera, perché questo deve essere un movimento trasversale, perché siamo oggi noi tutti responsabili delle scelte che avranno conseguenze sul futuro. Quindi questa lotta deve essere una lotta di popolo e di territorio, perché il problema, al di là delle istituzioni locali, al di là proprio dei governi centrali, sono le lobby. Questi sono, io li definisco demoni, proprio perché immaginate chi governa oggi il mondo e determina anche le politiche nazionali di ogni singolo paese. Sono le lobby farmaceutiche, sono le lobby delle armi, sono le lobby del petrolio, ok? Causano finte malattie, causano guerre e chiaramente causano inquinamento e devastazione del territorio. Questa è gente che vive sulle morti, quindi è questo il nostro nemico comune. Bene, penso di aver fatto un'introduzione. A questo punto io passerei subito proprio, ecco, il microfono al professor Mastro Lorenzo, che è uno dei relatori, perché è l'esperto vulcanologo, insomma, che da anni denuncia la situazione grave dei Campi Flegrei, e doveva esserci anche il professor Ortolani, purtroppo un problema di salute stamane gli ha impedito di essere qui con noi. Al momento c'è il professor Mastro Lorenzo. Grazie, buongiorno e benvenuti al centro del supervulcano più pericoloso al mondo. Allora, il problema fondamentale è proprio questo. Il problema è che in realtà quest'area è nota in tutto il mondo, nella ricerca è normale, nei convegni internazionali ci troviamo regolarmente a parlare dei supervulcani. Questo è il supervulcano più pericoloso al mondo, quindi il vulcano più pericoloso al mondo è anche super.
Lo sanno tutti, lo sa tutto il mondo, perché la ricerca va avanti, la ricerca è internazionale, quindi non me ne occupo solo io me ne occupo da 30 anni, quindi la mia ricerca, il grosso è divisa tra Vesuvio e Campi Flegrei, però io sono, diciamo, un appassionato dei Campi Flegrei, quindi ho concentrato molto, molto interesse sui Campi Flegrei, anche se ho avuto più successo scientifico col Vesuvio, perché il Vesuvio è, chissà perché, più di impatto, c'è stata Pompei, la catastrofe di Pompei, e quindi quando si parla di Vesuvio tutto il mondo si emoziona, dei Campi Flegrei non si emozionano, però in ambito scientifico tutti sanno che è il vulcano più pericoloso del mondo, escluso spesso purtroppo i locali. Qualche volta mi sono trovato a chiedere ai gente del luogo, dico, ma voi avete paura dei vulcani? Sì, ma il Vesuvio sta così lontano che non siamo sicuri. In realtà è un problema. Però recentemente è diventato un problema anche per alcuni ambiti della ricerca che hanno dimenticato che il Campi Flegrei sono il vulcano più pericoloso al mondo. Appunto, come vi dicevo, io sono vulcanologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, quindi l'istituto principale, uno dei maggiori in Europa, penso il maggiore, che si occupa di terremoti, vulcani e altro, rischio idrogeologico e altri rischi, e soprattutto fa il monitoraggio di tutto il territorio nazionale, diciamo dal punto di vista sismico e vulcanico, quindi area napoletana, Sicilia, eccetera. Ed è il consulente per la protezione civile nazionale, il Dipartimento di Protezione Civile, per la valutazione e la mitigazione dei rischi sismici e vulcanici. In questa sede, come in tutte le mie interviste, però dichiaro che parlo a titolo personale, perché appunto in alcuni casi è stato contestato che l'Istituto ha posizioni diverse. In questo caso pare che abbia posizioni realmente diverse dalle mie, perché da anni sostiene, prima con un progetto a Bagnoli, la perforazione profonda che doveva arrivare a 3500 metri, poi si è fermata a 500 metri, e poi con questo progetto, nel quale mi sono sorpreso un mese fa circa, che era anche consulente di questo progetto di perforazione del suolo a Pisciarelli, praticamente dietro la Solfatara, nel vulcano Solfatara, sul bordo orientale del vulcano Solfatara. Mi sono sorpreso, come ho appreso recentemente, si sono sorpresi anche altri colleghi, per esempio Giovanni Chiodini, che da 20 anni si occupa di monitoraggio dei vulcani attivi, ha lanciato più volte l'allarme, però a livello istituzionale, quindi non ai mass media, sul rischio estremo di quest'area e sulla evoluzione di certi parametri che indicano un aumento del rischio. E lui ha lanciato questo allarme a livello soltanto istituzionale, quindi con le ricerche scientifiche lui ha dimostrato, attraverso analisi dati sui flussi di fumarole, delle fumarole sulle temperature, ha dimostrato che l'energia nel sistema è in aumento, quindi si avvicina potenzialmente verso una crisi che può poi sfociare in un'eruzione. Io da 20 anni lo dico esplicitamente, dico è l'area a più alto rischio al mondo, il bradisismo non è finito, perché è una fase bradisismica in atto, un bradisismo un po' più lento di quello degli anni 70 e degli anni 80, però c'è un sollevamento del suolo, c'è stato un aumento delle temperature alle fumarole e del flusso. Ci sono sequenze sismiche, tra l'altro una si verificò poco dopo l'inizio delle perforazioni a Bagnoli, erano 200 scosse a Pozzuoli una mattina del 7 settembre del 2012, non si possono associare né escludere le correlazioni tra questa sequenza e la perforazione, però le perforazioni portano questo tipo di conseguenze. Quindi ho denunciato da anni, attraverso le mie ricerche scientifiche, e esplicitamente con atti, documenti, anche dichiarazioni alla stampa, mass media, ho denunciato che c'è uno stato di rischio permanente. Tra l'altro ci sono i reati di pericolo, cioè quando c'è omissione di messa in sicurezza, conoscendo, avendo consapevolezza del rischio, si chiamano reati di pericolo. Non è una strage, ma è un reato di pericolo di strage, cioè nel senso che si può causare una strage e non si è fatto niente. Quindi da 10 anni dico, ho mostrato le mappe, ho pubblicato sulle riviste scientifiche internazionali le mappe di pericolosità dei Campi Flegrei dal punto di vista vulcanico,
ho dimostrato che esiste un'enorme camera magmatica comune a Campi Vesuvio, costantemente in attività, ho dimostrato che c'è un'alta sensibilità del sistema geotermico a qualsiasi tipo di sollecitazione, in altre parole il bradisismo potrebbe essere innescato anche da una trivellazione, questo è in sintesi il concetto, e non si può escludere che sia così, nel senso che il sistema idrotermale è molto complesso, non ne parliamo qui, ma se poi ci sono domande possiamo approfondire. Quindi è un sistema che non deve essere toccato. Quindi ho denunciato l'assenza di un piano di emergenza. Quando il collega De Natale, attuale direttore dell'Osservatorio Vesuviano, varò questo progetto di perforazione profonda del suolo a Bagnoli, si concluse là la nostra amicizia. Io dissi: no, non si fanno perforazioni, un'area densamente popolata, in un'area ad altissimo rischio, in assenza di un piano di emergenza e in un'area oltretutto che è inquisita per rischio di inquinamento dei suoli, perché c'è anche quest'altro problema, se si vanno a perforare suoli inquinati si può causare un disastro ambientale. Quindi, e quindi da allora inizia questa battaglia, anche contro le posizioni del mio istituto, però fortunatamente la Costituzione italiana consente queste cose, nel senso che la fedeltà del dipendente nei confronti dello Stato, non del suo direttore, del suo presidente oppure di qualche altra autorità. L'articolo 3 della Costituzione prevede che si contribuisca in tutti i modi possibili alla sicurezza e al benessere della collettività, quindi se si ha conoscenza di qualcosa bisogna dirlo. Questo è il motivo per il quale mi sono sorpreso, c'è stata anche recentemente un'interrogazione parlamentare su questa questione, il fatto che i miei colleghi, sono centinaia di geofisici, geochimici di grandissima esperienza, non hanno mai espresso apertamente la loro preoccupazione, no? Anche pubblicando articoli scientifici che venivano presentati, ricevendo molti finanziamenti alla protezione civile, ma non hanno mai espresso pubblicamente la loro preoccupazione sulla mancanza del piano di emergenza. Quindi è una cosa strana, però non c'è reato in questo, è una questione morale, cioè chi si sente in dovere di farlo e chi no. Nel caso del processo dell'Aquila invece ci fu una condanna in primo grado per comportamenti, diciamo, che minimizzavano sui rischi. Poi sono stati assolti in secondo grado quasi tutti, escluso il vice capo della protezione civile, che, per il quale è stata confermata la condanna. E c'è una questione in atto: qual è la responsabilità e il dovere del ricercatore? Io ho ritenuto che se la ricerca c'è una parte che ricerca pura, una parte che ricerca applicata, se la ricerca può avere ricaduta sulla collettività, bisogna fare di tutto per fargli la vita. E teniamo al caso recente. A metà maggio, penso, abbiamo appreso per caso, anch'io per caso, pur stando nello stesso istituto di alcuni dei consulenti di questo progetto privato per realizzazione di una centrale geotermica a Scarpoglio, una società a responsabilità limitata che aveva avuto la concessione per lo sfruttamento di energia geotermica, ha chiesto di poter fare una perforazione a 950 metri, per quanto è riportato, proprio sul bordo della Solfatara. È una buona idea dal punto di vista, diciamo, dello sfruttamento, perché è sicuro che là si trovano le temperature più alte, è sicuro che là si trova un grande flusso di fluidi almeno, e questo non è rassicurante, ma una pessima idea dal punto di vista della sicurezza, perché sappiamo che questa è l'area in cui i fenomeni sono più intensi, è l'area al centro della caldera attiva dei Campi Flegrei, è prossima al centro delle sequenze sismiche del bradisismo degli anni 70 e degli anni 80, è l'area in cui negli ultimi anni si è avuto un enorme aumento delle temperature delle fumarole, denunciate anche dal collega Giovanni Chiodini, è l'area per la quale è stato definito nel 2012 il livello di attenzione per i Campi Flegrei. Non sono più un vulcano tranquillo in fase quiescente, ma sono un vulcano che è passato al secondo livello su 4. Il quarto livello, il livello rosso, c'è tanto un livello arancione prima, il livello rosso prevede l'evacuazione di tutta la popolazione a rischio. Il livello rosso, nei Campi Flegrei non dovrebbe più restare nessuno, neanche le autorità di polizia, neanche l'esercito, nessuno, perché il piano di emergenza prevede che l'unico criterio per la sicurezza è che non ci sia nessuno nell'area in cui potrà verificarsi un'eruzione.
E andiamo al piano di emergenza. Io da 10 anni insisto, manca il piano di emergenza, manca il piano di emergenza. Per la mia insistenza sono stato veramente abbastanza, diciamo, incalzante. Quindi la Protezione Civile, prima Bertolaso, poi Gabrielli, contrastavano quest'idea. Per il Vesuvio facevano un piano di emergenza, una delimitazione che era inadeguata. Per i Campi Flegrei niente, non c'era una delimitazione della zona a rischio. Alla fine quest'anno l'assessore Cosenza ha realizzato una delimitazione a zona rischio. Intanto c'erano state le mie interviste, le mie dichiarazioni, le mie segnalazioni alle autorità, eccetera. Anche durante la perforazione avevo chiesto alla Protezione Civile, ok, si sta facendo una perforazione, voi siete al corrente di questo e avete un piano di emergenza in caso di disastro innescato dalla perforazione. Mi hanno risposto, la questione non è di nostra competenza. Era strano perché la Protezione Civile si occupa di questo. E riceve una quantità di risorse enormi e le trasferisce anche all'istituto per questo motivo. Quest'anno è stata delimitata la zona rossa, che come io insistevo da oltre un decennio ha compreso anche il territorio di Napoli, una parte del territorio di Napoli. È ancora insufficiente, è una zona rossa, quindi la zona dell'area da evacuare totalmente all'approssimarsi di un'eruzione, ma non è un piano di emergenza. Quindi al momento per i Campi Flegrei non c'è alcun piano di emergenza. Come potrebbe verificarsi una crisi nei Campi Flegrei? Per capire qual è il problema che abbiamo adesso in questo momento, come potrebbe verificarsi? Inizierebbe una sequenza di terremoti oggi, per esempio, altre scosse domani, si verificherebbe un'anomalia delle fumarole, una deformazione del suolo. In quel momento saremmo entrati in crisi. Siamo già a livello giallo, quindi dovremmo passare in teoria a livello arancione. Da quel momento in poi nessuno potrebbe prevedere la durata della crisi e la dimensione e tipologia dell'evento eruttivo. Come ho dimostrato, e hanno dimostrato anche i colleghi, diciamo, a livello internazionale, vulcani come questi non hanno alcuna prevedibilità. Anche il sistema di monitoraggio ci fornisce una dettagliata informazione su quello che è avvenuto fino a un centesimo di secondo fa, ma non ci dice niente su quello che avverrà nel prossimo centesimo di secondo. Quindi in sostanza il sistema di monitoraggio è avanzatissimo, ha grandi potenzialità, però non ci consente di mettere in sicurezza la collettività. E senza un piano di emergenza diventa quasi una beffa, perché sappiamo tutto e alla fine potremo descrivere come è avvenuto il disastro, ma non potremo fare niente per ridurre il rischio per la collettività. Questo è il motivo per cui ho contrastato dal primo momento la perforazione a Scarfoglio, e non solo, ma c'è anche un altro progetto per una perforazione a Puma e anche al bordo della caldera dei Campi Flegrei, e poi una perforazione a Ischia, che è l'isola a più alto rischio sismico, vulcanico, idrogeologico, una delle isole a più alto rischio al mondo, no? Basta ricordare il terremoto del 1883 di Casamicciola, che rase al suolo Casamicciola con una magnitudo inferiore a 5, quindi un terremoto piccolo ma molto superficiale. Casamicciola era rasa al suolo e per esempio Ischia Porto aveva danni modesti, quasi nulla. Quindi è un'isola e conosciamo il campo di sforzo, le strutture di quest'isola. Allora, quali sono i problemi di una perforazione in assenza di un piano di emergenza? Dico che non c'è piano di emergenza, ricollegavo un domia prima, perché esiste la mappa e si dice questa gente dovrà essere evacuata. La mia valutazione è di 3 milioni di persone, è documentata dalle ricerche scientifiche, perché deve essere evacuata anche l'area di Napoli. Pensiamo solo una cosa, che il sottosuolo di Napoli è tutto costituito da depositi vulcanici in gran parte dei Campi Flegrei. Quindi nella storia del vulcano, quella che poi sarà l'area di Napoli è stata, diciamo, costruita dai depositi vulcanici dei Campi Flegrei, come l'area di Pozzuoli ovviamente. E non c'è piano perché, delimitata la zona a rischio, devono essere fatti i piani dei singoli comuni e poi devono essere informati i singoli cittadini. Poi questi piani devono essere integrati dalla giunta regionale, devono essere informati i singoli cittadini, devono essere fatte le esercitazioni. Di tutto questo non c'è assolutamente niente. Allora, quali sono i rischi di una trivellazione nel punto più pericoloso al mondo? Perché il centro della caldera del vulcano ha più alto rischio al mondo. Sono i rischi di qualsiasi trivellazione più qualche altro rischio. Qualsiasi trivellazione venga fatta, è dato per scontato che si potranno verificare sequenze sismiche, che si potranno verificare esplosioni del pozzo, quindi eruzioni del pozzo, non sono eruzioni vulcaniche, ma eruzioni del pozzo, perché si dà pressioni via via crescenti
E quindi se si mette in collegamento l'aria a pressione atmosferica con un'aria a pressione di centinaia di atmosfere, ovviamente se non c'è buon contenimento del pozzo si può essere un'esplosione, ma non solo nel pozzo, perché sollecitando nel foro le strutture, gli strati, si possono propagare fratture dal pozzo. Questo è normalissimo in qualsiasi perforazione e viene messo in conto. Costa un sacco di soldi, bisogna rimediare in qualche modo nelle perforazioni, per esempio petrolifere, eccetera. È un problema che se non ci sono centri abitati vicino, se non ci sono aree che possano essere inquinate dall'esplosione del pozzo, può essere anche accettato, no? In questo caso ovviamente no, perché siamo in un'area densamente popolata e in un'area diciamo molto particolare, adesso vedremo perché. Quindi esplosioni del pozzo, sismicità, esplosioni del pozzo, poi subsidenza, perché alterare il sistema idrogeologico superficiale, le falde, anche quello più profondo, può comportare abbassamento dell'area delle perforazioni. Quando studiavo sismologia negli anni 80, mi raccontavano questo fra gli esempi di effetti del mungimento, per esempio da un pozzo, terremoti di Denver, un'area di mungimento di estrazione in cui si verificavano terremoti e subsidenza del suolo. Ma qua siamo in un'area vulcanica, quindi siamo in un'area in cui il gradiente geotermico è molto più alto, ecco perché gli interessa fare la perforazione, perché basta perforare di poco, a 950 metri hanno oltre 160 gradi, l'acqua bolle a 100 e quindi diciamo sostanzialmente siamo in un sistema di fluidi in alta pressione. Oltretutto in quell'area c'è un flusso di CO2 stimato da Chiodini, che è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è arrivato a 2500 tonnellate al giorno di CO2. La CO2 è l'essenza dell'aria, quindi la CO2, se diciamo non viene dispersa dall'aria, dalla corrente, dal vento, si accumula al suolo. E pensiamo quanto sono 2500 tonnellate al giorno, tonnellate, non metri cubi. Espandiamo per esempio migliaia di volte e sono una quantità tale da riempire tutta una vallata con uno strato omogeneo di qualche metro di CO2 alla base. Ad aprile, per esempio, all'isola di Vulcano è stato vietata diciamo di stare su una spiaggia, perché in quella spiaggia si accumulava, eravamo su una spiaggia, ma si accumulava il CO2, e qualche bambino si era sentito male, quindi ci fu un'azione della protezione civile che vietò di stare su quella spiaggia. Qui il flusso è molto superiore. Quindi per esempio uno dei problemi potrebbe essere la difficoltà di controllare il flusso di gas con tutti gli effetti che ne conseguono. Ma poi ci sono altri problemi. Pisciarelli stesso, esplosioni freatiche, tipicamente si verificano intanto delle piccole esplosioni freatiche. Sono esplosioni di gas di vapore, sostanzialmente, di vapore in pressione, di CO2 e di acqua, di vapore, acqua in pressione. Esplosioni contenute, qualche decina di metri di getto, qualche piccola scossa, una grande paura per quelli che abitano lì vicino, dei boati, perché è un'area che geologicamente ha raggiunto una sua pseudostabilità, quindi è in continua evoluzione, no? Ma un'area estremamente suscettibile. Qualsiasi alterazione del sistema può innescare nuovi campi fumarolici. Quindi l'esplosione freatica può diventare veramente molto importante. Un'esplosione freatica può essere un effetto distruttivo, creare crateri anche di centinaia di metri in diametro, quindi con energie altissime, energie meccaniche altissime. L'ultimo rischio è il rischio invece proprio dell'eruzione, perché questa è un'area di recente risalita del magma, in base a tutti i lavori che abbiamo fatto è l'area in cui c'è la più alta probabilità di apertura di bocche vulcaniche, perché è l'area più sollecitata durante le fasi di deformazione del suolo, e quindi questa è l'area in cui si possono aprire bocche vulcaniche. E l'innesco di bocche vulcaniche da perforazione è stato documentato anche questo nella storia. Allora veniamo agli esempi di aree simili al mondo. Un'area simile, per esempio, è le Azzorre, San Michele alle Azzorre, sulla caldera del fuoco, un vulcano, una caldera simile ai Campi Flegrei, molto meno pericolosa dei Campi Flegrei. Esisteva già un impianto geotermico, tre anni fa circa è stato realizzata un'altra perforazione a 500 metri, c'è stata un'esplosione del pozzo, hanno provato a limitare l'esplosione gettando del cemento all'interno del pozzo, ma si sono generate sequenze sismiche e queste sequenze sismiche sono state associate alla propagazione di fratture di nuovi campi fumarolici
per centinaia di metri, adesso è qualche chilometro intorno al pozzo, quindi tutta l'area è stata evacuata, non c'era quasi nessuno, fortunatamente abitavano, c'erano delle fattorie, diciamo dei campi coltivati, però si sono trovati con la fumarola in casa, quindi hanno dovuto abbandonare il fumarolo. Quindi quell'area ormai è inabitabile. E così per esempio a Giava, una perforazione per ricerca di gas ha portato un'eruzione ancora in corso da alcuni anni di fango, quindi un enorme vulcano di fango. Perché il problema di questi sistemi è che non sono controllabili, non c'è la chiave d'arresto, no? È come quando si rompe il flessibile del tubo di carico del rubinetto, insomma, o si va a chiudere se c'è la chiave d'arresto, oppure continua all'infinito, perché il serbatoio è troppo grande rispetto alle nostre capacità di raccogliere col secchio, quindi è un po' troppo.